Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Londra che mi parla, che mi scrive sull'invidia. Dottore, come posso fare per eliminare l'invidia, questa energia negativa che mi sento sulla pelle da parte dei miei parenti? E forse anche di qualche vicino di casa. Non è un qualcosa di intangibile, non vivo bene, penso che siano invidiosi di me, di quello che ho, e voglio annullare, eliminare tutte queste energie negative, queste influenze negative, comunque si chiamino. E io gli ho risposto che purtroppo l'invidia è una brutta bestia. L'invidia nasce quando una persona non ama che tu hai qualcosa che lui non ha, nel bene e nel male. Tante volte sono invidiosi anche se una persona ha fortuna, oppure sono invidiosi che loro hanno un qualcosa di negativo come la povertà o la malattia e gli altri non ce l'abbiano. E questa energia negativa, che la si chiama invidia oppure influenza negativa oppure con altri nomi, un tempo si chiamavano malocchi, incantesimi, fatture, anche oggi esiste qualcuno che li chiama così, è perché vogliono che tu sprofondi nelle viscere della terra per essere sotto di loro. Ecco l'obiettivo, perché non accettano che tu sia felice, che tu sia su una posizione superiore alla loro, che a te vada tutto bene mentre a loro non va nulla bene. Come si fa ad eliminare queste invidie, queste energie, queste influenze negative ed annullare questi vampiri di energia, veri e propri vampiri di energia? Nella nostra associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills è stato creato anni e anni or sono un audio MP3 DCS dal titolo No Influenze Negative, un vero e proprio capolavoro dell'arte ipnotica DCS, che proviene da due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale con la V maiuscola di Los Angeles Beverly Hills, la dottoressa Rina Brunini, il professor dottor Michelangelo Garai, miei maestri, miei mentori, miei associati, miei amici per l'eternità. Io ho messo circa un 30%, perché se non lo sapessi, da più di 12 anni mi auto-ipnotizzo H24 dal 2008 ad oggi, e anche adesso sono ipnotizzato, anche se non sembra né a te né ai sedicenti esperti di ipnosi che si trovano in giro. Perché lo faccio, potrei anche non farlo, perché non mi costa tempo, non mi ruba tempo, non mi impegna, non mi fa mettere gli auricolari, non mi stressa. E il metodo DCS funziona anche per chi non vuole essere aiutato, chi non può essere aiutato, è sempre a fin di bene. Per cui l'invidia è una brutta bestia, come pensare o augurare male a chi ha più di te nel bene e nel male. Ok? Per cui esiste questa energia, te lo posso garantire, la puoi annullare con il potere della tua mente, convincendo il tuo subconsciente a spazzare via, ad circondarti di un'energia positiva bianca che non ti fa più avere paura degli invidiosi, che è una brutta razza. Io l'ho scoperta personalmente l'invidia quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca, vicino a Milano, in quel di Modena, dove un ragazzo sedicente amico mio, che faceva il piastrellista, quindi era un lavoratore, e mi provocava, mi offendeva, mi faceva delle battute che io non riuscivo a decodificare, perché da studente lavoratore senza una lira in tasca, qual ero io prendevo 30 e lode agli esami, e lui non si sa il perché, ma era di fatto invidioso. Fu la prima mia esperienza dell'invidia. Mia madre mi ha sempre insegnato di non essere invidioso, di non invidiare nessuno, ma di pensare a me stesso, e questi consigli, questi semi che mia madre ha buttato nella mia testa,
sono germogliati, perché a me non esiste essere invidioso di nessuno. Ma vedo le persone che stanno meglio di me in tutti i sensi immaginabili e possibili per migliorarmi, per elevarmi, perché siano di ispirazione alla mia vita, alla mia mission, alla mia missione di vita. Perché se non lo sapessi, la mia mission è quella di diffondere le mie esperienze dirette e indirette. Ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo con l'ipnosi di CS vera e professionale, online, soprattutto in tutto il mondo. Adesso ho sospeso le sessioni online di ipnosi di CS perché sono molto impegnato e non ho tempo, però ti posso garantire che non esiste tecnica più potente della tua mente, del tuo subconsciente. E l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola è soltanto la chiave per entrare nel tuo subconsciente e cambiare la tua vita, come è successo a me anche nel 2008 e a centinaia e centinaia di persone nel mondo. Ti prego di non credere a nessuna parola del sottoscritto, documentati, vai su riviste scientifiche internazionali come Lancet, Life. E pensa che l'ipnosi vera professionale con la V maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958, dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847, e lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, si auto-ipnotizzava per imparare le lingue straniere. Ne conosceva più di 12, come ha dichiarato nella sua biografia, un libro così grosso che ti invito a leggere e a comprare a leggere. Per cui solo a te la scelta, ma se io fossi al tuo posto, come lo sono stato tanti e tanti anni fa, se le hai provate tutte, zero risultati, hai girato tante cappelle, hai messo la famosa tuta, e sei arrivato a un punto in cui non hai più possibilità di raggiungere il tuo desiderio, eliminare il tuo problema, e compagnia bella, bene, prova il potere del tuo subconsciente, l'88% della tua mente, il tuo subconscio, con l'ipnosi di CS vera professionale con la V maiuscola, senza se e senza ma. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. E concludo con una massima, un aforismo, un proverbio, chiamalo come vuoi, una massima più che proverbio, di Carl Jung, per alcuni Carl Jung, un famoso personaggio tedesco, che recita così: rendi cosciente il tuo inconscio, altrimenti sarà il tuo inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Rifletti a queste bellissime, profondissime parole di uno dei più grandi della storia della mente. Alla tua, ti auguro il meglio per la tua vita. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima. Ciao.